Professore, mi sono impadronito del suo magico quadernetto. Sembra una enciclopedia in miniatura della storia dell'arte. E qui leggo, c'è una pagina dedicata al pittore di cui parliamo oggi, Utrillo. Di chi si tratta? Un pittore molto amato anche, direi, da un consenso abbastanza unanime. È un pittore che ha come centro poetico Parigi. Ha sempre dipinto le strade, le case e il candore delle chiese. Questo è il pittore Utrillo. In quegli anni, soprattutto i due in che anni siamo? È nato nel 1883, muore nel 1955, però gli anni che contano sono i primi due decenni. Ed è il periodo dove c'era Modigliani a Parigi. Perché cito Modigliani? Perché si frequentavano, avevano un certo legame, si frequentavano, una certa connivenza, direi, e le loro opere diventano quasi complementari. Modigliani, ad eccezione di qualche paesaggio, dipinge i volti e le figure. Modigliani. Utrillo dipinge invece i luoghi, Parigi, i muri, le chiese. Che personalità è? Ecco, perché guardando questa foto sembra che la protagonista della foto sia la moglie piuttosto che lui. Come mai? È vero. E qui è una rarissima foto di un fotografo americano, una rarissima foto, e direi illumina molto il personaggio di Utrillo con questo volto devastato. Utrillo aveva crisi nervose, crisi mistiche, internamente in ospedale. D'altra parte non dobbiamo meravigliarci, molti artisti hanno queste problematiche depressive e l'arte diventa liberatoria. Il personaggio di Utrillo, dalle testimonianze che si possono raccogliere, direi, passava, camminava, viene ricordato come un personaggio che attraversava la strada con lo sguardo basso o lo sguardo altrove, come camminando o in silenzio o gridando. Era il personaggio direi dentro questa sua psicologia tormentata. Però questo sembra non vedersi nei suoi quadri. Ecco, è proprio per quello. E poi arrivi invece a una purezza struggente, perché è la condizione poetica, ha una vera condizione poetica. Questo è il problema. Tanto era devastato, direi... Esternamente, come personaggio. Hai detto bene, la moglie e la madre che andava a prenderlo e diceva: «Vien, rentra alla maison, vieni, rientra a casa», lo portava a casa, e invece la sua pittura ha questa condizione struggente. Vogliamo vederla da vicino? Senta, professore, io qui sto sbirciando ancora nel suo preziosissimo quadernetto e vedo che i temi della pittura di Utrillo sono strade, case, periferie, il candore di chiese solitarie. Perché questi temi? In fondo è un unico tema, il muro, i muri, la condizione dei muri. Ecco, dipinge questo tema. Che cosa sono i muri, la condizione del muro? Direi alla vita.
sono gli infiniti sguardi, noi non ci rendiamo conto, gli infiniti sguardi che si sono posati sui muri, è la vita che passa, è il tempo, è il logoramento, è la sconfitta quotidiana, è la manco d'uscita e direi è l'umana resistenza. L'osservazione che mi facevi prima, Alessandro, è molto giusta, quel senso lì, tanto questa sua vita era interiormente tormentata e tanto arriva una purezza, a tal punto che ci sono molti quadri di Utrillo, ma il vero Utrillo ha un tocco infallibile, una magia, è un tocco, è una condizione. Per esempio, questi quadri in cosa lo possiamo, dove lo possiamo andare a cercare? Per esempio, il suo colore è il bianco. Ma un suo bianco, perché Utrillo si può collocare storicamente tra impressionismo e post-impressionismo, di fatto invece esula da ogni contesto, è una pittura di condizione sua. Il suo bianco non è il bianco dell'impressione e non è il bianco di Mondrian, è la percezione, è la condizione interiore. Quindi anche la cosa più scontata e banale, come un bianco, è nuovo in Utrillo. È lo stupore interno. Quasi di un bambino che guarda la realtà. Lo stupore interno, in questi muri che sono la condizione dell'esistenza. Il muro è la condizione dell'esistenza. E direi, in questo senso, Utrillo è una figura anche che ha questo fascino. Un'altra componente che vorrei sottolineare, insieme alla componente del muro, dei muri, è le piccole figure umane. Noi notiamo che in queste strade ci sono queste piccole figure, sono quasi dei fantasmi. Sono fantasmi, oppure sillabe, sono le sillabe di una frase infinita. È la vita che cammina, è l'esistenza, sillabe di una frase infinita dentro questa condizione del muro. Quindi c'è l'idea che anche questa quotidianità possa dare qualcosa di meraviglioso. Sì, direi di bianco interno, di percezione interna. Di purezza interna, quasi ricercata. Di purezza struggente. Ecco, proprio che la parola che... Quindi alla fine è quasi una nostalgia fortissima. Direi è un poeta Utrillo, un poeta con questa purezza totale. A tal punto insisto su questo aspetto, tanti quadri di Utrillo, ma il vero Utrillo è riconoscibile da questo tocco di magia. Quindi se uno, diciamo, vuole cercare un po' di pace in una giornata caotica, un quadro di Utrillo può avere questa forza di pacificare l'animo. Sì, perché c'è la piazza, c'è a volte il teatro, la strada, la casa e la chiesa. Ne ha dipinte tante di chiese. Proprio perché qui abbiamo questa con questo bianco che quasi sembra essere... Le sue chiese, che erano un bisogno misto, non aveva una religiosità come Rouault, perché la religiosità di Rouault, direi, è una religiosità più tematica, più precisata. La sua è una religiosità di interiorità, di poesia, di inconscio, di misticismo. You light the skies up above me, a star so bright you blind me, yeah. Don't close.